iniziato il match che vede affrontarsi i ragazzi dei Wolves in divisa blu contro i Boyaca Chico, casacca rossa. La buona dentro, la conclusione. Si addormentano Addeo e Caro Tenuto e arriva la rete del vantaggio dei Wolves. Facciamo aiuto. E poi liberato, chiude. La tiene in gioco, quindi pallone regalato a Vitucci che la piazza. Vitucci 2-1, la rete che riapre i giochi. Vitucci. Amato da lontano, gran conclusione. De Sarti attento a deviare in corner. Quindi dice a testa, se no deve rimanere Andrea. Palla buona dentro, la conclusione col mancino, Sarti salva in uscita su Panacchia. Palla buona dentro, Panacchia, calcia largo. Buona la sponda, esce di testa, Caro Tenuto vai porta vuota, Zuppardi, serve Grasso il palo. Poi la palla da terra, Grasso ancora, pallone sul fondo. Caro Tenuto la regala, ancora Bruno ci prova. Graziano se ne va, Gambotta! Traversa incredibile! Palla dentro, buona Panacchia, esce ancora e chiude lo specchio. Sarti. Palla dentro, Panacchia, Nestirada, stavolta non sbaglia, pareggia i conti, Pier Paolo Panacchia, 2-2. Calcio di punizione, la rete, Vitucci, rimonta Boyaca con Vitucci, no perfetto Sarti, e rete del 3-2. Bruno, vai in mezzo! Finisce qui il primo tempo, punteggio di 3-2 in favore dei ragazzi dei Boyaca. È iniziato il secondo tempo della match tra Wolves e Boyaca, punteggio di 3-2 in favore dei Boyaca, la doppietta di Vitucci ha permesso ai suoi di sovvertire il punteggio dopo un iniziale svantaggio di due reti. Ha rimontato i giochi la squadra di Bladie portandosi sul 3-2 proprio nel finale di primo tempo. Pallone perso da Deo, porta vuota, arriva subito il pareggio, ancora un gol per i Wolves siglato da Bruno su assist di Graziano che ha recuperato il pallone, 3-3. Zuppardi al centro, calcia col mancino, Grasso esce, chiude lo specchio Caro Tenuto. Vitucci, Vitucci va da solo, Vitucci, Vitucci fino in fondo, Vitucci largo da Longo, Longo al centro, Vitucci con l'esterno, calcio alto. Pallone recuperato, lo scavetto, che gol per il 4-3, Bruno, poker personale. Se ne va da solo Graziano al centro, Zuppardi, un rigore in movimento, Zuppardi prende la mira e trova il gol del 5-3. Zuppardi 5-3, calcio di punizione, salva Sarti.
Errore! Poi porta vuoto Panachia! La riapre 5-4 proprio nel finale il gol di Panachia! Anche al contropiede, la passa di chiudere il contropiede, Graziano dentro, lungo ferma ancora! Graziano porta vuoto a Zuppardi, calcia! Arriva il gol del 6-4 su cui si chiude la gara, Capitan Graziano! Sì, che è il gol decisivo!